Io sono Luca Marcolin e questo è Family Business Unit, il podcast dedicato alle imprese di famiglia, dove trovare spunti, stimoli, informazioni utili per gestire al meglio impresa e famiglia ed ottenere risultati in armonia. Iniziamo la nostra ennesima puntata, non ricordo più la puntata numero 29, vedo adesso, del nostro FBU Club, quindi di quello che è iniziato prima ad aprile, poi invece a maggio e giugno, adesso appunto continuiamo ogni settimana a dedicare alle nostre imprese di famiglia. Noi, sapete, lo sapete tutti, ci dedichiamo alle imprese di famiglia, ne siamo appassionati, siamo convinti che siano veramente l'ossatura dell'economia, ma non solo, anche della società. Il fatto è che tante volte le imprese di famiglia, quando crescono, diventano un po' complicate, a dir poco, motivi di tensione, di frustrazioni che non portano risultati, non portano soddisfazioni, creano veramente problemi difficili da gestire. Ecco, noi offriamo dei percorsi, degli strumenti che a livello personale, a livello familiare, a livello aziendale lavorano per ottenere armonia e risultati, appunto, sia a livello familiare che a livello di impresa. Ed è proprio su questo collegamento tra famiglia ed impresa che dico non c'è una sola causalità che ci porta a parlare con Erika di questo, perché proprio legato a questi aspetti abbiamo avuto modo di conoscerci. Però prima di partire da quando ci siamo conosciuti, Erika, ci vuoi un po' raccontare di te e come mai sei arrivata poi a toccare i temi del Family Audit? Sì, allora, ciao Luca e buonasera a tutti i partecipanti. Allora, io sono innanzitutto una professionista di Verona, sono sposata, è un ragazzo che ha quasi 17 anni. Ho una laurea in scienze della comunicazione, terminata con una tesi sul diversity management che mi ha un po' aperto un mondo e delle passioni. E dopo la tesi, insomma, ho iniziato un percorso di coaching, di formazione e sono coach e trainer. Diciamo che io ho sempre lavorato in azienda, quindi ho una lunga esperienza di azienda con ruoli diversi e responsabilità diverse. Il più significativo prima del family audit, della consulenza organizzativa, è sicuramente quello della consulenza in materia di protezione di dati personali, cioè la privacy, quella che quando dici oddio la privacy, ecco, nessuno la vorrebbe mai, vorrebbe mai toccare questo tasto. Me ne sono occupata per tanti anni. La cosa interessante è che occupandomi di questo tema ho iniziato davvero ad entrare all'interno delle organizzazioni e per mettere a terra un percorso di compliance da un punto di vista privacy come di compliance su tanti altri temi è necessario entrare un po' nel vivo di quello che è l'organizzazione aziendale. Quindi inizi a capire come sono organizzate le aziende, come sono diversificati i ruoli all'interno delle aziende, quindi riesci un po' a capire proprio il funzionamento e inizi anche a parlare con tante persone all'interno dell'azienda. Io mi rendevo conto che innanzitutto questa cosa mi piaceva e mi piaceva interessare direttamente le persone su questi temi. E poi che di fatto qualsiasi collo di bottiglia, inceppamento si creasse all'interno delle organizzazioni partiva prima di tutto dalle persone e a volte queste persone avevano proprio delle problematiche loro organizzative ma che riguardavano poi sicuramente anche diciamo un loro equilibrio con nella parte diciamo vita-lavoro. Questo era un tema che sicuramente si toccava. E nel fare questa attività, poi io lavoravo già tanto con la provincia autonoma di Trento, facevo consulenza su tante aziende partecipate della provincia, una di loro con la quale lavoravo, che si occupa di formazione, ha indetto questo master Family Audit di consulenti e valutatori, che è un master che è durato diciamo 6 mesi e che mi ha dato modo insomma di conoscere grandi professionisti sia come docenti che poi in aula, e di approcciarmi a questo tema. E ho visto un po' che questo poteva essere un chiudere, diciamo, un cerchio, mettere a posto i pezzi di un puzzle di quello che era la mia passione per lavorare appunto con le organizzazioni aziendali e dall'altro anche di occuparmi comunque di aziende, perché comunque quello era il mio mondo. E proprio durante il master, se ti ricordi Luca, ci siamo conosciuti perché dovevamo fare un project work di fine master. Sono attraverso anche un amico incappata in quello che è il sito di Family Business
E ho iniziato a vedere proprio una correlazione tra family audit e family business, perché ci siamo detti assieme, se noi ci occupiamo del tema dell'armonizzazione, come lo chiama il professor Zamagni, tra tempi di vita e tempi di lavoro, delle persone all'interno delle aziende, vuoi che questa cosa non interessi la famiglia degli imprenditori? E così abbiamo iniziato, insomma, a collaborare. Quindi sostanzialmente arrivo, diciamo, dal mondo aziendale, dalla consulenza, e poi, insomma, abbiamo unito insieme, diciamo, questi tasselli. Ecco, questo è un po' il percorso. Ricordo bene quella chiacchierata, abbiamo cominciato veramente a riflettere sul fatto che tutte le famiglie sono, appunto, come si può dire, felici allo stesso modo, dice la famosa battuta di Tolstoi, se non mi sbaglio, e ognuno poi è infelice a modo suo. E da quel punto di vista, appunto, la battuta è che la famiglia imprenditoriale è forse tante volte una delle prime che va in crisi quando c'è tanto stress e tanta pressione, perché alla fine è, come più delle altre, coinvolta, anzi, è la famiglia per eccellenza coinvolta in quelle dinamiche che poi da poco tempo e poco spazio per armonizzare, appunto, le due dimensioni. E il tema del coinvolgimento però dei collaboratori apriva anche a un legame fra queste due dimensioni e a un tema, quello dell'aggregazione, del coinvolgimento, dell'empowerment. Si usano tantissime parole. Con te abbiamo parlato, quando era maggio-giugno, del tema del lavoro smart, working, decidere un pochettino se lo smart stava prima o stava dopo, proprio perché la riflessione era: è così di moda adesso parlare di lavoro smart, di coinvolgimento dei collaboratori, che a volte magari lo si dice tutti, lo si fa tutti, oggi da remoto, appunto, siamo un po' costretti a lavorare tutti. Però allora cosa c'è di particolare il family audit? Perché da quel punto di vista potremmo anche dire che non è la novità e non è certo lo strumento magari più di moda, perché penso a tutti gli strumenti di engagement dei collaboratori piuttosto che di lavori a team dentro l'azienda, insomma di modalità di attivazione ce ne sono. Cos'ha questa di particolare? Perché dovremmo vederla collegata al tema del coinvolgimento del collaboratore? Allora, la cosa che mi viene da dire prima di tutto è che innanzitutto, appunto, negli ultimi mesi si è parlato quasi esclusivamente di smart working, no? Anche in modo estremamente inappropriato, perché si è collegato il termine smart working a lavoro da casa. In realtà non è così, nel senso che lo smart working è una modalità di prestazione dell'attività lavorativa con un'organizzazione molto specifica, non è semplicemente lavorare da remoto, quello è telelavoro. E mi permetto, prima di entrare un po' nel vivo di quello che può essere il sistema di funzionamento del family audit, di tornare su un tema che è quello, appunto, dell'armonizzazione tra vita e lavoro, del quale negli ultimi mesi si è parlato relativamente poco, se non relativamente alle persone, soprattutto, diciamo, il mondo femminile, che negli ultimi mesi ha avuto questo carico, ha dovuto gestire questo carico, soprattutto perché aveva i figli, magari quelli, ecco, io per esempio ho un figlio di 17 anni, totalmente autonomo, ovviamente, rispetto a strumenti, modalità o quant'altro, per collegarsi, fare formazione, seguire la scuola online. In realtà chi ha figli un pochino più piccoli ha dovuto seguirli. E quindi si torna un po' anche al tema dei carichi di cura, che ricadono soprattutto, diciamo, sulle donne, e rispetto a quello che è anche l'occupazione femminile in Italia, negli ultimi mesi non si è più sentito parlare, ma siamo davvero fanalino di coda in questo ambito, nel senso che siamo penultimi, secondi solamente alla Grecia. In Italia solamente il 56% delle donne ha un'occupazione, per arrivare invece ad altri paesi europei come la Svezia, che raggiunge l'82%. Tra l'altro, prima parlavamo di smart working, ma finora una delle modalità utilizzate per permettere anche alle donne di rientrare in lavoro dopo la gravidanza, eccetera, è stato il part-time. Una donna su tre in Italia ha part-time. E rispetto a questo vorrei smitizzare una cosa: non è una buona cosa il part-time. Ora magari alcune donne che hanno fatto anche fatica ad averlo non me ne vogliano, ma rischia di essere una modalità segregante di lavorare, perché magari il tempo è ridotto, non si riesce a portare avanti la propria professionalità, la propria formazione, quant'altro, e soprattutto anche per un problema contributivo, i part-time di oggi, se protratti per troppo tempo, rischiano di creare poi dei problemi contributivi, quindi rispetto all'ambito, diciamo, pensionistico. E questo, diciamo, è un tema che mi sentivo di toccare, perché bisogna ricominciare a parlare anche della conciliazione vita-lavoro e non solo dello smart working.
Al di là di questo, perché il Family Audit apre uno sguardo diverso rispetto alla sola modalità di smart working? Perché guarda il tema da un punto di vista più ampio. Innanzitutto è l'unico sistema che non si occupa solamente di imprese e di persone, come dicevi tu prima, no? Ce ne sono tanti di sistemi, ma si occupa anche del nucleo famiglia, di qualsiasi famiglia noi stiamo parlando, non c'è nessuna discriminazione da questo punto di vista. Però prevede questo nucleo che di fatto è fortemente in crisi negli ultimi anni, perché sono cambiate completamente gli stili di vita, le modalità che ci sono, il contesto sociale, ma le modalità lavorative sono rimaste quelle, no, di una volta. Ottocentesche quasi. Bravissimo. Ecco, invece quando parliamo del Family Audit prendiamo in esame tutta una serie di macroambiti rispetto all'analisi del contesto che non riguardano solamente la flessibilità, ma che riguardano innanzitutto appunto l'organizzazione del lavoro, in questo caso come sia tempi di lavoro, quindi flessibilità. Ci sono degli strumenti che non sono assolutamente conosciuti, non so, la banca delle ore, la banca ore della solidarietà, qua magari faccio un affondo su questa cosa che tante persone non conoscono, che è una sorta di accantonamento di ore, no? che si può fare anche semplicemente con un'ora di permesso delle persone che decidono di metterla a disposizione, e rimane un contenitore di cui possono fruire le persone nel momento in cui magari si verifica una necessità all'interno dell'organizzazione. Quindi non so, una persona può avere un'emergenza in famiglia e può accedere a questo contenitore. Guarda, ti faccio un esempio di qualcosa di molto concreto. Durante il lockdown, un'azienda con la quale lavoro aveva da poco istituito questa banca ore della solidarietà, che già il nome comunque evoca un certo coinvolgimento delle persone all'interno dell'azienda. Questo contenitore, questa azienda ha circa 200 lavoratori, poco meno, era un contenitore che aveva un valore economico di 10.000 euro. Questi 10.000 euro sono stati utilizzati per far fronte alla cassa integrazione che non veniva retribuita ai lavoratori, per i lavoratori che non hanno avuto nessun modo di lavorare da remoto, perché magari la mansione non lo prevedeva. Poi qui si apre tutto un tema rispetto all'organizzazione, quindi modalità di riunioni, modalità di verifica di quello che sono gli obiettivi che vengono dati, e poi ovviamente lo smart working di cui abbiamo già accennato prima. E si parla anche in questo ambito dei luoghi di lavoro, intesi non solo come sede lavorativa, ma anche per esempio come ambiente di lavoro. Cioè, non so se a volte entro in alcune realtà aziendali e se penso che ci sono delle persone che lavorano lì dentro per 8 ore, mi chiedo quale possa essere il loro stato d'animo, perché magari sono dei luoghi magari bui, non c'è luminosità, magari sono polverosi e quant'altro. Insomma, anche questo incide. Però faccio un passo indietro. Il primo elemento che viene raccolto all'interno della certificazione sono i numeri, come in ogni certificazione aziendale. Qui vado a raccogliere i numeri che riguardano le persone in tema di età, in tema di anzianità aziendale, tipologia di contratto, flessibilità, quant'altro. Ma raccolgo anche un dato che non viene raccolto da nessun'altra parte, che sono i carichi di cura, che sono i figli, l'età dei figli, il numero età dei figli ed eventuali familiari bisognosi di cura, che non sono solo quelli con la 104, ma siccome il Family Audit si pone ad un livello di non di assistenzialismo ma di prevenzione, possono essere anche delle persone che fanno parte del nucleo familiare che possono aver bisogno del nostro tempo, quindi anche di ore, no, da passare con loro, perché magari altrimenti dovrei metterli magari in una casa di riposo e non c'è neanche la possibilità economica di farlo, ma loro possono tranquillamente rimanere a casa sua, è sufficiente che godano di qualche ora. Quindi vedi che è una cosa molto di prevenzione. Poi l'altra cosa che poi vi racconto un po' gli altri ambiti sui quali si lavora, è che il lavoro viene portato avanti in modo parallelo da due gruppi, che sono il gruppo di direzione e il gruppo di lavoro. Quindi non è un progetto che viene calato dall'alto, c'è un coinvolgimento almeno di una persona per ogni area aziendale, che ovviamente poi insieme analizza quello che sono i macro ambiti e si definisce un piano.
Ecco, quindi il primo elemento che mi viene sicuramente da dire è che c'è un coinvolgimento dei lavoratori, che c'è un allineamento spesso tra il gruppo di direzione e il gruppo di lavoro e che poi vado ad approfondire un ambito più ampio. Perché poi appunto ci sono, vado a lavorare sull'organizzazione aziendale, vado a lavorare sulla cultura aziendale. È impensabile, no? Prima parlavamo dello smart working, ma lo smart working non posso introdurlo in un'azienda se non vado a lavorare sulla cultura aziendale. Pensiamo a quali sono, per esempio, gli ostacoli principali dell'attivazione dello smart working. Beh, il primo in assoluto è il tema del controllo. La settimana scorsa leggevo un articolo che mi ha fatto anche un po' sorridere, che diceva, va bene, però se il primo problema di attivazione o meno dello smart working è il controllo, metteteci un cane pastore, no? Nel senso che c'è sicuramente da fare una riflessione sul perché ho bisogno di controllare le persone, ed è un tema anche culturale, quindi di formazione. Penso che tu su questo sia d'accordo con me, perché te ne occupi direttamente, di formazione del management, allo stesso tempo di formazione delle persone, perché le persone possono aver bisogno di formazione in ambito tecnico, ma anche sulle soft skills, oppure c'è bisogno di fare dei piani di carriera che magari non sono mai stati considerati. E quindi il tema culturale è molto forte. Poi c'è il tema della comunicazione, sul quale si lavora, sia come comunicazione interna che come comunicazione esterna. Quindi già il fatto di avere persone di settori diversi attorno allo stesso tavolo, già lì è un momento di comunicazione tra i settori che spesso non avviene. Non è la prima volta che mi capita di sentire, no, delle persone attorno al tavolo del Family Audit che dicono adesso ho capito che cosa fate, no? Perché magari questi momenti di confronto a volte non ci sono. Ok, quindi sicuramente ci sono dei benefici anche indiretti, però mi fai anche capire che c'è bisogno di capire un po' il percorso che porta a mettere in moto tutto questo, perché può sembrare, per chi non l'avesse vissuto in altri modi, un po' complicato o distante. Invece c'è qualcuno che chiama e si attiva un percorso, un processo. Mi puoi far capire, sì, un pochettino la dinamica? Immagino che la direzione, la proprietà o comunque qualche figura dirigenziale di livello sia sempre l'attore principale che coglie lo spirito dell'attivazione, un po' di questo coinvolgimento di tutto il sistema organizzativo per avere una conciliazione vita-lavoro, per avere un'integrazione con la comunità. Però mi aiuti a capire un po' tipicamente dove parte e come si sviluppa dopo il percorso. Sì, allora, il percorso, beh, allora innanzitutto faccio un breve passo indietro. Allora, il percorso innanzitutto è una certificazione di livello nazionale, cosa che non ho detto prima, che è di proprietà della provincia autonoma di Trento, ma appunto costruito in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Di fatto nel Consiglio fa parte anche appunto la presidenza del Consiglio Politiche Familiari. Questo è un primo elemento. Ci sono state poi, tra l'altro, già dei bandi nazionali che hanno coinvolto molte aziende su tutto il territorio nazionale. L'ultima ha coinvolto quasi 83.000 persone, eccetera. Chi si attiva su questa cosa? Sicuramente la decisione viene presa dalla direzione aziendale, che analizza un po' questo percorso. Perché all'interno del board aziendale io tipicamente ho l'amministratore delegato piuttosto che il direttore. Io ho bisogno di avere queste figure all'interno della direzione, e tant'è vero che le certificazioni che riescono meglio sono quelle proprio dove c'è un coinvolgimento diretto delle persone. L'attivazione si fa poi, ovviamente, c'è un sistema ovviamente ideato dalla provincia che è tutto online, con tutti i documenti che vengono spediti con la firma digitale, e c'è un supporto molto forte da parte dell'Agenzia della Famiglia con tutta la modulistica che viene fornita. Altra cosa interessante è che si fa parte poi di un circuito di imprese che si occupano di questo, che seguono questo, e c'è una possibilità anche di confronto tra aziende. Quindi viene fatto anche un benchmark dopo la raccolta di dati a fronte dei grafici che sono emersi, per capire com'è posizionata l'azienda. Ecco, questo diciamo è il primo passo che viene fatto. Il secondo passo è appunto quello del coinvolgimento delle persone all'interno dell'azienda, che può essere un coinvolgimento di persone deciso dalla direzione aziendale, dove è possibile, a mio avviso,
sempre opportuno che ci sia la possibilità da parte delle persone di candidarsi e decidere di partecipare a questo percorso. A seconda della tipologia di aziende dimmi. No, immagino ci sia anche una questione di trovare un giusto equilibrio di genere, di età, di situazioni familiari, magari di uffici piuttosto che realtà produttive e quindi magari località diverse. Immagino che si cerchi di rappresentare un po' tutta l'organizzazione. Sì, assolutamente sì. Si cerca proprio di rappresentare tutta l'organizzazione appunto con almeno una persona per ogni area aziendale, ma poi ovviamente si cerca di rappresentare tutte le tipologie che ci sono all'interno dell'azienda. Quindi non esclusivamente genere femminile, ma ovviamente genere femminile e genere maschile con diversi ruoli, diverse età, quant'altro. Ecco, c'è da dire che dalla raccolta di dati che viene fatta all'inizio, perché poi è una certificazione, prima parlavamo di formazione di progetti organizzativi, in realtà il Family Audit è davvero un sistema di project management, perché nel momento in cui vado a raccogliere i dati e poi vado a definire il piano delle attività, viene definito sulla base di quello che emerge e che possono essere le esigenze da parte dei lavoratori. Ovviamente, io dico sempre, ogni volta che viene proposto qualcosa o che viene proposto anche qualcosa che non sta funzionando, io chiedo sempre anche di avere una soluzione, quindi questo è un altro elemento importante. Le persone vengono messe nella condizione di essere propositive e di partecipare a quello che è il processo. Questo è fondamentale perché non sempre le persone vengono coinvolte all'interno dell'azienda e invece è evidente, come appare spesso in alcuni gruppi di lavoro, soprattutto all'inizio, quanto le persone abbiano bisogno di essere ascoltate. È chiaro che noi in questo dobbiamo fare la nostra parte, ovviamente, di moderatore rispetto alle richieste e proposte. Aiutami un po' a capire allora cosa succede, nel senso che tempi e che modi vengono sviluppati, ma anche poi che effetti ha. Se hai qualche caso, esempio di iniziativa che è stata attivata grazie a questo tipo di certificazione? Allora, la tempistica innanzitutto parte dai 3 anni e mezzo. Perché? Perché per ovviamente mettere a terra un determinato tipo di percorso non posso pensare di avere tempi tanto più corti, no? Quindi il percorso dura 3 anni e mezzo, dove nei primi 6 mesi imposto tutta l'attività. Quindi nei primi 6 mesi ho l'incontro con il gruppo della direzione, inizio a fare gli incontri con il gruppo di lavoro, viene definito il piano delle attività con l'analisi dei 6 macroambiti, poi magari li vediamo un pochino più nel dettaglio, e ogni azione ha un referente interno, che io consiglio nella maggior parte dei casi non essere mai direttamente sempre la direzione aziendale o sempre la solita persona, quindi cercare di differenziare anche per dare responsabilità alle persone che la devono gestire. C'è una scadenza che viene data, quindi io nel momento in cui decido un'azione decido anche più o meno in quali tempi deve essere realizzata e soprattutto ci sono degli indicatori di risultato. E per dare un'idea, noi abbiamo anche proprio delle specifiche alle quali attenerci, una tassonomia, un catalogo di indicatori, codifica, no? E quindi devono seguire una linea specifica. Una volta definito il piano delle attività, ho il consiglio dell'audit che va a verificare l'attività che è stata svolta e prima ancora, questa è un'altra cosa interessante e sicuramente che differenzia questa tipologia di attività da tante altre, che è quella di avere, oltre alla figura del consulente che conduce l'attività dall'inizio, la figura del valutatore, che è una figura super partes che subentra, diciamo, alle scadenze annuali per verificare l'attività che è stata svolta, per verificare che sia in linea rispetto a quello che l'azienda si era prefissata. Quindi, definito il percorso, io ho le scadenze delle 3 annualità all'interno delle quali devo portare dei risultati. Io dico sempre, il piano delle attività non è scritto nella pietra, non nel senso che poi non devo portare i risultati, ma deve essere strumentale rispetto all'attività che l'azienda sta portando avanti. Quindi se verifico che delle attività che magari avevo previsto all'inizio non sono più così
funzionali o che è meglio modificarle in qualche modo, eccetera, posso andare a farlo, ovviamente portando delle giustificazioni a questa Ma cosa. mi dai allora qualche esempio di Avere attività? delle scadenze, sì. Allora, per esempio, abbiamo tutto quello che riguarda appunto la flessibilità. Quindi ci sono delle aziende che hanno introdotto le flessibilità in entrata, in uscita, nella pausa pranzo, banca delle ore solidale, che è quello che vi dicevo prima. Alcuni hanno approcciato il progetto di smart working ben prima che si verificasse l'emergenza Covid e ovviamente li ha fatti trovare ad un altro livello. Cioè noi con queste attività qua, appunto io ho iniziato quasi 6 anni fa, cioè chi ha iniziato a ragionare su questi temi molto ante Covid era preparato a gestire l'emergenza e ho avuto modo di confrontarmi con degli imprenditori che avendo inserito queste attività prima non si sono trovati dall'oggi al domani a dover lasciare casa le persone senza avere un minimo di organizzazione. Quindi qua c'è tutto questo ambito. Ci sono delle aziende che hanno costruito degli spazi nuovi all'interno dell'azienda perché hanno verificato che quegli spazi potevano essere estremamente utili. Cioè, quindi dalle cucine a delle aree di svago, per proprio questo riferendomi a quello che sono, diciamo, gli ambienti di lavoro. Poi c'è tutta la parte della formazione, quindi attività di formazione ad hoc, che però sono state definite sulla base di quello che sono le esigenze che sono emerse. Qua, per esempio, ci sono delle aziende che avevano già definito dei piani di formazione prima. Alcuni sono stati fatti rientrare all'interno, diciamo, sotto il cappello del Family Audit, perché con questa modalità avevano delle scadenze e quindi non era la formazione che viene fatta quando c'è tempo, perché poi sono attività importanti che però a volte vengono relegate in seconda battuta rispetto ad altre attività. Coinvolgimento del management su temi fondamentali. Oggi abbiamo bisogno di lavorare tanto su questo sistema, perché ovviamente il mondo del lavoro sta cambiando e quindi deve necessariamente cambiare anche proprio quello che è la leadership. Negli altri macroambiti si parla ovviamente di tutte le parti welfare, sia welfare aziendale che welfare territoriale. Sul welfare aziendale sono state introdotte anche qua sulla base delle necessità, non sulla base di cose predefinite prima. Non so, ci sono aziende che definiscono, che mettono a disposizione corsi di inglese, corsi di mindfulness, oppure anche semplicemente delle scontistiche rispetto a tutta una serie di attività che ci sono sul territorio. Rispetto al welfare, anche di questo negli ultimi mesi si è parlato un po' meno rispetto ai mesi precedenti. Negli anni scorsi sono nate tantissime piattaforme, anche perché poi c'erano gli sgravi per appunto le attività di welfare e quant'altro. Anche qua, fare un'analisi di contesto e definire le attività welfare da fare sulla base di quello che viene raccolto e non sulla base di sistemi predefiniti porta un risultato completamente diverso, perché le persone di fatto possono avere a disposizione ciò di cui hanno bisogno e alla quale hanno partecipato per la definizione. C'è la parte di welfare territoriale e qui, per esempio, un'azienda con la quale lavoro, anche grazie al Family Audit, ha identificato un'attività di academy da mettere in campo dove parlare di cultura di impresa sul territorio a livello formativo e a livello informativo con professionisti veramente di primo livello a livello nazionale, mettendo in piedi sia uno spazio ma poi anche webinar veramente di valore. Perché in questo caso quello che mi ha detto l'imprenditore quando siamo arrivati al workshop di direzione finale della terza annualità e al riconoscimento del certificato executive, il suo feedback è stato: questo processo mi ha aiutato a capire dove volevo andare ed è stato un acceleratore da un punto di vista organizzativo. Questa è stata una soddisfazione enorme che ho avuto, diciamo, come riscontro proprio dall'imprenditore. E non solo, ma mi fa anche pensare che è proprio il senso del concetto di certificazione di Family Audit, perché quello che mi dici, se capisco bene, è che di fondo le cose che si fanno si potrebbero fare senza certificazione, corsi di formazione, welfare, un po' di flessibilità, nessuno è impedito di fare queste cose. Allora il vero lavoro è questo lavoro di
progettazione condivisa anche con le strutture non solo direzionali, ma anche appunto con tutta l'organizzazione, per fare in modo che ci sia un pensiero che tira le fila un po' di tutti questi strumenti senza che siano estemporanei, capisco bene? Okay. Assolutamente, questo è un enorme valore che ha questa certificazione. Allora, innanzitutto il fatto di approcciare l'organizzazione lavorativa, perché è veramente un progetto che viene fatto in verticale, cioè il Family Audit nasce sui temi della conciliazione vita-lavoro dalle migliori pratiche che ci sono in Europa. In realtà, se calato bene, utilizzato bene come strumento, mi permette di entrare in verticale, perché io parto dall'organizzazione del lavoro, tutto quello che è la cultura, quindi la formazione, la parte di welfare a livello aziendale, a livello territoriale, e anche ho il coinvolgimento di quello che sono gli strumenti che vengono utilizzati, perché a volte all'interno dell'azienda ho strumenti che sono lenti, non funzionano bene, c'è la necessità di integrarli e quant'altro, quindi posso prendere in esame tutti questi elementi e guardare tutto in modo più ampio, quindi non gestisco l'organizzazione, non rivedo l'organizzazione aziendale da una parte, la formazione dall'altra, cioè metto insieme tutte queste cose con delle scadenze e dei referenti rispetto ai progetti. E anche il fatto che ci siano i due gruppi di lavoro che vanno avanti in parallelo è un elemento fondamentale. Io non conosco molti altri sistemi che prevedono un coinvolgimento così ampio dei lavoratori che devono andare di pari passo con la direzione aziendale. Ma ti dirò di più, le organizzazioni che stanno portando più risultati sono proprio quelle che hanno creato più allineamento tra i due gruppi di lavoro. Non c'è uno più importante dell'altro. Stavo chiedendoti questo, perché dicevi deve andare al passo con, volevo capire se qualcuno vincola qualcun altro, perché la direzione potrebbe dire guardate, non ci sono soldi piuttosto che non c'è disponibilità. Certo. Quindi com'è che si concilia l'eventuale incongruenza tra le richieste che vengono dall'organizzazione e le disponibilità della direzione? Allora, al primo primissimo incontro che viene fatto con la direzione aziendale, quindi nel momento in cui raccolgo le informazioni sull'organizzazione, raccolgo i numeri. In Italia l'età media dei lavoratori è di 47 anni, che se oggi guardiamo un lavoratore di 47 anni, dici vabbè, è nel pieno della propria attività, no? Ma quant'era che non la guardavo io l'età della mia azienda? Magari sono partita che avevo tutti i lavoratori giovani, non avevano una famiglia. Oggi sono passati 10-15 anni, a volte di più, loro sono cambiati perché le loro storie, perché le loro famiglie sono cambiate. Se io sto pensando di fare un piano strategico di qui a 3-5 anni, oggi più in là, insomma si fa abbastanza fatica se non poi con rimaneggiamenti quant'altro, qual è la forza lavoro da un punto di vista di competenze, capacità, ma anche di disponibilità. Sono partito magari con una startup, erano tutti ragazzi, oggi magari o sono sposati o hanno figli, quant'altro, è già diverso, io devo tenerne conto. O per esempio se ho lavoratori che magari sono vicino all'età pensionistica, magari devo prevedere anche di colmare un po' quello che è il digital divide, che oggi è estremamente necessario, perché altrimenti con queste modalità che stiamo utilizzando oggi queste persone non lavorano. Cioè, no, quindi sono tutti elementi da diciamo prevedere. Diciamo che sono elementi di sensibilizzazione e di coordinamento. Assolutamente, okay. Assolutamente. E da questo punto di vista, aver messo in moto questo coordinamento, aver messo in moto questi strumenti, che benefici dà all'impresa che lo sviluppa? Allora, rispondo però anche alla domanda che mi hai fatto prima, perché ho allargato un po' la parentesi e non ti ho risposto direttamente. Prima sì. Mi dicevi, come fa la direzione aziendale a mettere un po' i paletti, a definire i limiti? Allora, questo, dicevo, viene fatto proprio all'inizio. Quando ho i numeri in mano, con il gruppo della direzione, mi dice ovviamente, guarda, noi vogliamo fare questo percorso, vogliamo mettere a disposizione tot per la parte welfare, oppure possiamo definire delle convenzioni, quant'altro, lavorare sull'organizzazione, sulla formazione, eccetera, eccetera, perché non abbiamo in questo momento la possibilità economica di fare altro, no? Oppure, adesso se ne parla un po' di più, ma qualche anno fa, quando si approcciava il tema dello smart working,
molte aziende mi dicevano non siamo pronti noi adesso a partire con lo smart working, quindi nel momento in cui poi il consulente lavora con il gruppo di lavoro sa già qual è la direzione aziendale. All'interno di questi paletti che vengono finiti, di questi argini che vengono definiti, si svolge tutto il resto del percorso. Rispetto agli effetti di quello che sono quindi i risultati che vengono portati anche attraverso il Family Audit, allora, spesso ho anche delle diminuzioni di costi che sono dovuti un po' legati alla gestione anche delle flessibilità, dei permessi, quant'altro, perché nel momento in cui ho la possibilità di gestire flessibilità, tutto quello che riguarda la rigidità di gestione dell'orario, che a volte è un costo anche semplicemente di gestione, viene ad essere enormemente ridotto. A volte i costi sono dovuti anche al cattivo utilizzo delle risorse. Perché? Perché se io vado a lavorare sull'organizzazione aziendale, vado ovviamente a sbloccare certi meccanismi che di fatto sono degli enormi colli di bottiglia per l'organizzazione aziendale e vado ad avere ovviamente una diminuzione di costi anche lì. Aumenta ovviamente quello che è la produttività. In ambito smart working, qua è stato fatto un sondaggio e una raccolta di dati importanti anche a livello nazionale attraverso l'osservatorio dello smart working del Politecnico, e sappiamo che la produttività aumenta almeno del 15%, almeno, ma in realtà poi se andiamo a vedere migliora sicuramente, è molto più alta. Le persone sono più produttive nel momento in cui c'è davvero un engagement da parte delle persone, perché questo è un processo di coinvolgimento reale. Poi prima parlavamo di cultura. La cultura di un'organizzazione per me è l'insieme dei comportamenti agiti dalle persone all'interno delle aziende, non è un qualcosa di astratto. E se io ho un percorso che giorno dopo giorno mi permette di mettere a terra delle abitudini un pochino diverse di relazione tra le persone, di definizione degli obiettivi, quant'altro, già questo mi porta sicuramente dei risultati più positivi. Ovviamente migliora il modello organizzativo, il benessere organizzativo, le persone possono farsi anche conoscere in modo diverso. A volte le aziende hanno al loro interno dei talenti, delle persone che sanno fare delle cose che possono essere estremamente utili per l'azienda e l'azienda non lo sa e a volte va a cercare queste persone all'esterno. Con questa modalità si può dare spazio proprio alle persone di mettersi in gioco. Coinvolgimenti nuovi, energie e appunto il mettersi in gioco, stai dicendo. Sì, ci credo, ma questo mi fa anche collegare un po' una domanda che sto raccogliendo qui da Anna in chat, che dice, ma c'è, da come ne parli, c'è il rischio magari che si immagini una grande azienda? Cioè, quella è la dimensione per cui si può attivare un percorso? Perché magari alcuni dei nostri ascoltatori hanno piccole aziende e potrebbero dire, ma si sta parlando di chi? Allora, ci puoi aiutare a capire che tipo di aziende sono state finora coinvolte o possono essere coinvolte? Allora, le aziende coinvolte possono essere aziende di qualsiasi dimensione. Di fatto ci sono tre fasce, anche da un punto di vista di costi, che riguardano le organizzazioni fino ai 15 dipendenti, per dire, quindi organizzazioni molto piccole, e poi fino ai 100 lavoratori o oltre i 100 lavoratori. Cioè io lavoro con organizzazioni che hanno 20 lavoratori e lavoro con organizzazioni che ne hanno 1300. Ci sono quelli di mezzo che sono intorno ai 60, 70, 120, 200 lavoratori, che un po' sono un po' le dimensioni insomma della maggior parte delle aziende italiane, ma in realtà questo progetto può essere attivato su qualsiasi tipologia aziendale, qualsiasi dimensione aziendale. Non ci sono limiti da questo punto di vista. Però hai toccato anche un altro tema che stava collegato subito a questo. Hai parlato di tre fasce di prezzo e parlavi anche di 3 anni e mezzo. Qualcuno si potrebbe spaventare. Oddio, cosa c'è davanti? Allora, sono 3 anni e mezzo, ma abbastanza diluiti. Che tipo di impegno c'è da parte dell'azienda in termini di costi e di impegno appunto da dedicare a questo? Ma intanto parliamo dei costi. Che tipo di carico c'è, di impegno c'è? Adesso se mi chiedi esattamente i costi per ogni singola organizzazione, sai che a memoria non me li ricordo, ma qual è il range, però, l'ordine di grandezza insomma dell'intervento? Allora, diciamo che l'ordine di grandezza, ve lo metto così, allora, sulle aziende fino ai 15 lavoratori impatta un pochino di più. Sulle aziende che hanno intorno ai 70-80 lavoratori, mi ricordo che avevo fatto il conto che era il costo di urla in questo modo, o volete la cifra diciamo più specifica? No, ho avuto un problema di linea, assolutamente non ti ho l'impatto capito. Economico.
No, dicevo che vi rispondo così per darvi un'idea, che fino a 15 lavoratori l'impatto è un pochino più forte perché ovviamente ci sono dei costi fissi. Ah, tenete conto di una cosa, i costi che ci sono solamente i costi del consulente e del valutatore, perché tutto quello che è il costo della piattaforma, del lavoro che viene fatto dal Consiglio dell'Audit e dall'Agenzia per la Famiglia di Trento, non è a carico delle aziende. C'è un costo fisso intorno ai 200 euro, che è un forfè, una tantum che viene versato, e poi il costo solamente quello del consulente e del valutatore. Il che costo del consulente viene riconosciuto... Che è un impegno appunto di quante giornate? Allora, a livello di giornate, anche qua, dipende un po' dalla dimensione aziendale. Diciamo che i tempi sono questi. Allora, al di là della compilazione della documentazione iniziale, che sono due documenti, relativo alla specifica dell'organizzazione e alla specifica della raccolta dei dati, che è forse la cosa un pochino più impegnativa. Poi c'è il workshop di direzione. Io di solito in un paio d'ore faccio workshop di direzione dove si illustra il progetto e si definiscono un po' le linee guida. E poi vengono fatti degli incontri con il gruppo di lavoro. Anche qui dipende dalla dimensione, ma tra i due e i quattro gruppi di lavoro, che durano sempre più o meno un paio d'ore. Poi anche qua dipende sempre dalla complessità aziendale, perché a volte in un paio d'ore si riesce ad avere un buon risultato, a volte magari è l'occasione per metterci anche un'ora in più, però insomma fare un lavoro migliore. Comunque, a proposito di costi, se qualcuno vuole i costi dettagliati, sono sul sito della certificazione Family Audit. Se cercate proprio Family Audit, andate sul sito del Trentino e c'è la specifica dei costi. C'è proprio, quindi nel dettaglio, a seconda del tipo di organizzazione che siete, vi identificate in quella determinata fascia. Come dicevo prima, l'impegno del consulente è soprattutto nella parte iniziale, quindi diciamo i primi sei mesi. Poi c'è invece il costo del valutatore, che viene spalmato sui tre anni di attività. Durante le annualità, quindi definito il progetto di massima, l'azienda può andare avanti in totale autonomia, nel senso che poi spesso all'interno dell'azienda ci sono anche delle persone assolutamente competenti che si impegnano, in grado di procedere in autonomia. A volte viene chiesto magari un intervento del consulente per accompagnarli, perché poi insomma, però questo è facoltativo, cioè non è obbligatorio anche questo, quindi l'impatto da un punto di vista economico su un'azienda non è assolutamente un costo elevato. Questo ve lo posso dire tranquillamente. Prima, scherzando, dicevo, su aziende che sono intorno ai 70-80 dipendenti, fate conto che sia forse una pizza all'anno a un lavoratore. Ecco, per dare un'idea di massima di che cosa stiamo parlando. Cioè, non stiamo parlando di perché poi il lavoro è anche molto lavoro fatto direttamente dall'azienda, cioè viene dato un frame, una struttura, viene data una linea guida, viene avviato il lavoro, ma poi tante attività, tante anche parte di creatività viene lasciata proprio alle persone coinvolte, se ho capito bene. Sì, assolutamente sì. E dove le persone partecipano in modo attivo, ci sono dei gran bei risultati. E a volte questo coinvolgimento delle persone arriva in organizzazioni dove meno te lo aspetti. Vi faccio un esempio. Sto lavorando con un'azienda che è un'azienda di servizi pubblici alla persona. Sono le case di cura e le case di riposo che ci sono in Trentino. Sono partita con questa organizzazione, un'organizzazione comunque di circa 150 lavoratori, quindi una struttura importante, non una struttura piccola, con altrettanti ospiti. La prima volta che ho messo piede in questa struttura, il mio pensiero è stato: come potrò dare una mano a questa struttura? Quale potrà essere il mio coinvolgimento all'interno di questa realtà? Perché comunque sono persone che hanno a che fare con la sofferenza, con la malattia ogni giorno. Beh, è stata una delle strutture che ad oggi mi ha dato più soddisfazione. Perché? Perché a parte che abbiamo avuto una direzione aziendale che dal primo momento si è coinvolta e ha sempre partecipato e ha sempre mantenuto l'attenzione, eccetera, ma le persone stesse del gruppo di lavoro hanno
partecipato dal primo momento direttamente con delle proposte concrete e, per dire, dalla definizione del piano delle attività, prima ancora di avere il riconoscimento del certificato base del Consiglio dell'Audit, che sarà passato un mese e mezzo più o meno, avevano già definito circa una quindicina di convenzioni con realtà economiche del territorio. Lì i lavoratori sono quasi tutti lavoratori del territorio e sono loro andati a definire questa cosa. Poi hanno fatto, tra l'altro, una tesserina riconoscibile, quindi molto, cioè, hanno fatto veramente un gran lavoro. E a proposito di piccole azioni concrete, prima mi dicevi, una delle cose che loro hanno fatto, no, che uno non ci penserebbe, dice, è una banalità, queste persone lavorano con una divisa, che ovviamente è una divisa che devono cambiare spesso, dato il tipo di attività che fanno, eccetera, eccetera. E queste persone avevano sempre questo tema di dire, oh, veniva lavata una volta sola alla settimana, per cui il resto doveva farsi carico loro stessi, la famiglia, eccetera, eccetera, nonostante sia una realtà che fatturni, eccetera. Hanno messo in piedi, grazie proprio al coinvolgimento delle persone, il lavaggio e la sistemazione delle divise più volte alla settimana. Ora, dice, cosa c'entra questo col family audit? No, non è che dobbiamo fare il family audit per pensare al lavaggio delle divise. È che dentro il tema dell'organizzazione aziendale, della conciliazione vita-lavoro, ci stanno tante cose della quotidianità alle quali spesso la direzione aziendale non pensa, perché non pensa che abbia un impatto così forte sui lavoratori. E questo insieme a tutto l'enorme lavoro che è stato fatto sulla turnistica, perché è stato fatto un lavoro lì enorme sulla turnistica, è stata una delle cose che a loro ha dato più beneficio. Cioè, mi ha fatti proprio stare bene, perché dice, per noi essere qui, avere la nostra divisa pulita tutti i giorni, non doverci portare a casa bottoni da cucire, roba da stirare, quant'altro, dice, già quello, quel tempo lo uso con la famiglia o mi vado a fare una camminata. Ecco, per dire, parlando, una sciocchezza, parlando di convenzioni, parlando di convenzioni mi hai fatto venire in mente, appunto, che mi accennavi, mi pare che ci siano delle idee che erano nate, tipo quelle di organizzare la gestione dei tagliandi delle auto, piuttosto che una specie di gruppo d'acquisto, piuttosto che... Quindi tutta una serie di iniziative volte a semplificare la vita per chi altrimenti, per fare qualche tipo di commissione, dovrebbe prendersi del tempo, dovrebbe prendersi delle risorse anche personali, magari mal gestite, se capisco bene. Quindi questo è un tema che può aiutare sicuramente ad attivare e coinvolgere sicuramente di più le persone. Mi accennavi però anche una volta, ricordo una chiacchierata di molto tempo fa, che alcune volte ci sono dei progetti che vanno a livello anche sovraaziendale e a livello non tanto per la comunità, come dicevi prima, ma anche di organizzazione di lavori o di servizi a livello di area industriale o di piccolo gruppo d'aziende. Ci puoi fare qualche esempio tipo? Sì, sì. Allora, questi sono alcuni lavori. Poi un'altra attività welfare, prima di raccontarti dei gruppi aziendali che si creano, okay, che mi viene da dire, di un'azienda che ha fatto un bellissimo lavoro. Per esempio, in questa azienda hanno attivato una convenzione con una struttura medica per fare un check-up distribuito su 3 anni, formazione e check-up distribuito su 3 anni, dove l'azienda ha pagato praticamente i 2/3 di quello che doveva essere pagato, insomma, per questo servizio, che sono attività di check-up costose, dove spesso le persone magari non vanno, non accedono, perché ovviamente magari non ne hanno la possibilità. Fatto in questo modo è stato un'altra cosa. A livello di territoriale, dove abbiamo proprio la parte di welfare territoriale, questo accade in Trentino, ma potrebbe accadere in qualsiasi altra regione d'Italia, in altre modalità, si creano questi distretti che si chiamano distretti family audit, dove ci sono le aziende che di fatto hanno questa certificazione, che si possono mettere insieme. Innanzitutto per condividere le buone pratiche che creano. E quindi, per esempio, ho aziende di 20-25 lavoratori e ho aziende di 200 lavoratori. Ovviamente quello di 200 lavoratori può ad accedere a tutta una serie di servizi per i lavoratori, di iniziative sul territorio, quant'altro, dove un'azienda da 20 lavoratori evidentemente farebbe fatica. E quindi magari a volte ho questo tipo di tipologia di aziende che mette a disposizione la mensa aziendale,
l'asilo che è stato definito, che è stato creato all'interno dell'azienda, piuttosto che i servizi dei figli, oppure organizzano delle attività formative, informative per i lavoratori, includendo anche queste aziende. Quindi già io adesso sto lavorando su un distretto family audit a Rovereto, che comprende appunto 5 aziende di diverse dimensioni, realtà diverse e quant'altro, e già il fatto di mettersi assieme e condividere quello che ognuno aveva fatto a livello di buone pratiche è stata una ricchezza immensa per queste persone. Adesso, per esempio, in una di queste che ha 20 lavoratori abbiamo la responsabile amministrativa che va in maternità, e tra le altre cose si è accordata con la responsabile amministrativa di una di queste aziende anche fisicamente vicino per avere un supporto su quello che lei non riuscirà a fare all'interno dell'azienda durante questo periodo. Quindi ecco, c'è anche un tema di relazione che si crea. Poi c'è un tema di coinvolgimento delle aziende che fanno la certificazione. Per esempio, da qualche anno, una volta all'anno, viene creato un matching delle aziende che fanno il family audit, dove ci si può confrontare sui diversi macro ambiti e su quello che viene fatto, no? Quindi su quello che funziona e anche su quello che non funziona, magari perché capita che durante questi percorsi ci siano delle aziende che magari si fermano un attimo e poi ripartono. Anche il fatto però di fermarsi e non riuscire ad andare avanti con le azioni che si è deciso di portare avanti è una bella riflessione, perché vado a capire come mai non riesco a portare avanti le azioni. Quindi, insomma, è un tema anche di coinvolgimento importante. Ecco, questo sicuramente. Poi un altro dei riscontri che abbiamo è, allora, innanzitutto l'engagement delle persone, perché sapere che la propria azienda sta portando avanti un percorso che li coinvolge e che di fatto ha anche una valenza di una certificazione etica in qualche modo, perché lavora sul benessere familiare, sul benessere delle famiglie e quant'altro. A volte vengono fatti questi family day che coinvolgono, diciamo, tutte le famiglie all'interno dell'azienda in momenti conviviali, insomma, sono davvero momenti importanti, insomma, per l'azienda, che danno tanto, tanto valore. Parlavi di certificazione etica, mi hai fatto pensare anche a un altro aspetto, cioè prima dicevamo si certifica questo lavoro in qualche modo per dare un vincolo interno, è come quando ti abboni alla palestra per fare un po' di ginnastica in qualche modo, quindi ha un senso per darsi un ritmo, per darsi un ordine, per darsi un processo. Però se mi parli di certificazione etica ti chiedo anche che tipo di spendibilità ha questa certificazione verso l'esterno, verso la comunicazione, verso il tema della responsabilità sociale. Ecco, viene usata anche in una valenza esterna o di comunicazione? Sì, allora sicuramente le aziende lo usano, è un marchio conosciuto, a volte qualche imprenditore mi dice ma dovrebbe essere conosciuto molto di più, perché di fatto viene fatto un gran lavoro e quindi insomma è un po' un peccato. Però sicuramente poi dal momento in cui viene riconosciuto il certificato base all'azienda, è spendibile, voglio dire, all'interno della propria comunicazione e anche all'esterno della comunicazione aziendale. Poi in Trentino, dove ci sono dei bandi, viene utilizzato come sistema preferenziale da alcune aziende. Quindi chi ha questa tipologia di certificazione gli viene assegnato un punteggio in più rispetto ad altre aziende, perché è come dire, so che queste aziende insomma gestiscono meglio i loro lavoratori rispetto ad altri. Tra l'altro ho un'azienda, io sono stata fortunata perché devo dire dall'inizio ho lavorato con aziende virtuose. Due delle aziende con le quali sono partita sono B Corp, e di fatto è stato mettere insieme delle cose davvero davvero interessanti che si sono allacciate l'una con l'altra, perché sappiamo appunto che le B Corp e le Benefit Corporation sono le Benefit Corporation che cambiano il loro statuto societario, che prevedono non solo come il raggiungimento di un risultato economico come risultato di esercizio, ma anche il coinvolgimento, il fare bene per le persone, per il territorio. Quindi è una cosa che si sposa perfettamente. Poi c'è un'altra certificazione di sostenibilità che è a livello anche europeo, che in questo momento c'è anche in Italia,
che è il C-rating, e per esempio mi diceva questa azienda che ha anche questa certificazione che grazie al Family Audit hanno avuto un punteggio molto alto, perché hanno visto tutto ciò che prende in esame, il lavoro che può essere fatto in profondità a livello aziendale, e quindi dice necessariamente quando si parla di sostenibilità non posso parlare di sostenibilità con le persone, e quindi anche questo è stato riconosciuto. Ecco, mi sento di dire un'altra cosa, scusa Luca, prima che finisca. Anzi, vai, il tranquilla. Tempo, perché ci tengo. Parliamo di certificazione Family Audit, e parli di cui dobbiamo assolutamente tener conto in questo momento è la salute delle persone. Che abbiamo visto essere, no, lo sapevamo che era la cosa principale, perché dici vabbè, va tutto, quando sto bene va tutto bene, quando sta bene la mia famiglia va tutto bene. Negli ultimi mesi insomma abbiamo avuto dei problemi. Gli stili di vita che abbiamo oggi stanno creando spesso una popolazione che non sta bene, che non è in salute. Il fatto di lavorare su questi temi di armonia e di armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dovrebbe permettere anche alle persone di ritagliarsi dei tempi, non solamente per fare, concedetemi, il taxi ai figli, mio marito so si deve spostare a destra a sinistra e siamo sempre lì a portarlo dove deve andare, ma anche per ritagliarsi dei tempi per fare movimento e per il proprio benessere. Vi do l'ultimo dato. In Italia almeno il 20% delle persone all'interno delle aziende hanno almeno una malattia di tipo cronico, che è tanto. Questo porterà nel breve periodo ad una spesa del Servizio Sanitario Nazionale solo su questi numeri intorno al 70%. Cosa rimane per gestire tutto il resto? Quindi, e soprattutto, tutto ancora prima, se vogliamo vederlo, è anche un costo per l'imprenditore. Quindi lavorare sui temi della conciliazione ha sicuramente un riscontro da un punto di vista organizzativo per far emergere, diciamo, il meglio dell'organizzazione e per farle e per creare delle organizzazioni più solide. L'abbiamo visto in mesi scorsi quando ci siamo confrontati con alcuni imprenditori che aveva iniziato questo o altri percorsi anni fa, la solidità che si è trovato rispetto a chi non ha fatto niente di tutto questo, no? Quindi da un tema la solidità dell'organizzazione, che poi mi serve anche quando ho le emergenze come quella che si è verificata adesso, che fanno emergere ciò che di fatto esiste già ma che magari non vediamo ancora, dall'altro anche ovviamente limitare i costi e cercare di farsi comunità educante anche nei confronti di un buon stile di vita. Ecco, questo mi viene da dire. Quindi uno sforzo, uno stimolo perché ci sia appunto un benessere che poi ritorna come benessere complessivo della società e dell'azienda. Ultima domanda, la distribuzione. Questa è una certificazione che nasce in Trentino, che ha avuto una validazione a livello nazionale, però il tipo di distribuzione anche dei consulenti piuttosto che delle pratiche immagino sia ancora molto baricentrata intorno al Trentino. Ci puoi raccontare un attimo come si sta diffondendo? Allora, sì, allora sicuramente partite dal Trentino, quindi anche la maggior parte delle organizzazioni certificate, non vi nego che è in Trentino, ma negli ultimi anni sono stati siglati dei protocolli, per esempio con la Regione Puglia, con la Sardegna, quant'altro, con il Veneto. In Veneto avevamo una certificazione che era lavoro e famiglia, che tra l'altro era di matrice tedesca, quindi si pagavano le royalties alla Germania. Questi consulenti sono migrati al Family Audit, quindi per esempio adesso abbiamo un buon numero di consulenti e valutatori trentini, ma li abbiamo anche in Veneto e comunque li abbiamo abbastanza distribuiti, insomma, anche sul resto del territorio. Di fatto, se andiamo a vedere anche questa informazione qua, c'è sul sito, ci sono aziende in tutta Italia che seguono il Family Audit, ci sono anche aziende molto grandi. Abbiamo Enel, abbiamo Telecom, A22, insomma, per farvi dei nomi importanti, la Nestlé, ma ci sono anche poi altre
tante altre aziende di medie dimensioni o di piccole dimensioni, diciamo un po' sparpagliate ovunque. Poi abbiamo visto che si può garantire insomma, una buona attività facendola anche da remoto come stiamo facendo noi questa sera, quindi insomma, diciamo che si può dare una buona copertura rispetto alla certificazione, insomma, pur avendo tanti consulenti che comunque si muovono sul territorio. Quindi un'attività che è fatta per fare il bene nell'ambiente, per fare il bene ai collaboratori, per stimolare comunque un'azienda ad andare verso un percorso virtuoso che la porta anche ad altre logiche di aggregazione di strumenti, perché citavi appunto le benefit corporation, citavi altre certificazioni. Credo sicuramente qualcosa che i nostri imprenditori, i nostri manager possono andare a guardare per chiedersi se può aiutarli nel gestire il coinvolgimento e l'affinamento e la maggiore, in qualche modo, sensibilizzazione dei collaboratori nella loro azienda. Credo anche che lo metteremo anche nei nostri riferimenti, però metteremo i tuoi riferimenti se ci permetti, proprio perché tu possa magari rispondere a qualche domanda più puntuale, però come dicevi, in linea con la parola Family Audit, sto guardando il sito trentinofamiglia.it per fare un esempio, quindi cercando un po' in rete si trova penso tanto e quindi l'esplorazione credo non costi molto se non un po' di tempo, un po' di fatica per capire se può essere utile per le nostre realtà, per far sì che le imprese di famiglia, appunto io ho questo in mente, riescano a essere veramente in grado di essere quell'esempio virtuoso per se stesse e per gli altri, quindi assolvere pienamente secondo me è un mandato che hanno. Ok, allora grazie tantissimo, ci hai permesso di capire un po' meglio grazie cos'è Family Audit. Grazie a tutti. Ci hai permesso di entrarci e alla prossima. Allora, settimana prossima, per chi sarà con noi, avremo modo di parlare del tema immobiliare, cioè di quanto la questione immobiliare per le famiglie imprenditoriali possa diventare qualcosa di più delicato, più faticoso, meno scontato del passato di gestire il patrimonio, sia per un immobiliare da reddito, ma anche proprio per l'immobiliare industriale, commerciale che magari hanno. Quindi continueremo a cercare stimoli che aiutino a riflettere sulla crescita delle nostre aziende e delle famiglie imprenditoriali. Grazie mille ancora Erika, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta e chi ci ascolterà magari in differita. Ci sentiamo a tutti. Complimenti per la serata. Ciao a voi. Grazie. Buona serata!